Non dimentichiamoci che i due movimenti di massa parliamo di milioni di persone, che ci sono stati nel secolo scorso, o anzi andiamo ancora più indietro, dall'Unità d'Italia ai giorni nostri, vedono tre grossi movimenti. I fascisti siciliani, intorno al 1870, stiamo parlando di centinaia di migliaia di contadini che aprono una lotta di classe, perché una lotta di classe era rispetto ai campieri, rispetto alla borghesia agraria, parassitaria, rispetto all'esercito, sfidano l'esercito, c'è uno scontro sociale che vede, non c'è stata mai nella storia dell'Unità d'Italia, centinaia di migliaia di persone, sconfitta storica, migrazione forzata, e la migrazione forzata non è soltanto lo sradicare famiglie dal territorio, eccetera, significa privare di intelligenze. I primi che vanno nelle sconfitte sociali e politiche sono i sindacalisti, sono gli attivisti, perché sono quelli più direttamente colpiti dalla repressione, sono i primi a dover scappare, a dover fuggire, perché devono mettere in salvaguardia la loro vita e la vita dei propri familiari. Questo significa deprivare, in questa fase storica fondamentale, pezzi di intelligenza che si era costruita la battaglia. C'è il movimento dei partigiani, il vento del nord, ma c'è stato anche un vento del sud. Soprattutto dopo il 45 si sviluppa, particolarmente in Sicilia, dal 45 al 47 48, un movimento di occupazione delle terre di centinaia di migliaia di persone, che anche lì un grosso scontro politico, sociale, di classe, perché si cerca di, e qui alla tua domanda, si cerca di rivedere il modello di sviluppo e il modello economico che era stato imposto pre-unitariamente e post-unitariamente al Mezzogiorno. Anche lì, sconfitta storica, e su questa, una sconfitta storica su cui il nostro paese non ha mai dato giustizia, perché guardate che la storia, quella della sovranità limitata, di quella che tu dicevi, la sovranità limitata di questo paese, non è nata oggi, non nasce oggi con la P3 come giornalisticamente viene presentata, non nasce neanche con la P2 degli anni 80, nasce col primo eccidio, che è quello del primo maggio del 47, quando Giuliano, chi per lui, spara sulla folla che festeggiava la prima vittoria e unica vittoria storica del blocco del popolo nel Mezzogiorno d'Italia, cioè a un vento del nord, che è il vento dei partigiani, che porterà a processi democratici strutturati, perché al di là delle degenerazioni, ma sicuramente la Toscana, l'Emilia Romagna, pezzi di questa l'Umbria, hanno avuto un ruolo fondamentale storico per lo sviluppo democratico e anche in una prima fase di ripensare quello che potrebbe essere il modello economico. Penso, e qui una provocazione a quello che potrebbe essere il mondo cooperativista. C'è stato questo momento del sud sconfitto perché il blocco di potere che vede la Democrazia Cristiana, che vede i servizi segreti, che vede l'arma dei carabinieri, che vede le strategie atlantiche, perché Giuliano fu coperto da pezzi delle forze armate statunitensi e sparò con le armi fornite direttamente dagli Stati Uniti d'America. Quella strage ha messo il peccato originale di cui la sovranità italiana sarebbe macchiata. Non è un caso che tutte le volte che ci sono processi di rimessa in discussione di rapporti di potere, di asimmetria di potere, immediatamente arrivano le bombe in questo paese, arrivano le stragi di Stato in questo paese, succedono alla fine anni 60, dopo il movimento del 68 e del 69, arrivano negli anni 70, arrivano negli anni 80, la strage dell'84, fatta sì da Cosa Nostra, quella del rapido del 804 sulla Firenze-Bologna, fatta sicuramente da Pippo Calò, dai Corleonesi, eccetera, ma sicuramente ordinata dal blocco di potere che le stragi le fa dal 47, impedendo i processi di trasformazione democratica. Allora, è chiaro che poi, di fronte a queste sconfitte politiche pesantissime per movimenti di massa,
che poi hanno rappresentato come era stato nel fascio siciliano l'emigrazione forzata verso gli Stati Uniti d'America e verso il Sud America. Nel caso del 47-48 l'emigrazione massiccia di migliaia di persone verso la Svizzera, il Belgio, la Francia e il Nord Italia. Di questo stiamo parlando, cioè di risorse, non mi piace il brutto capitale umano, ma non mi viene in questo momento, ma di intellettualità, di gente che poteva rimettere in discussione. È chiaro che chi è rimasto si è trovato a dover fare i conti a un blocco di potere mafioso, dominante, fortissimo. Allora è chiaro che oggi paghiamo in termini, per cui io sono profondamente pessimista che si possa rimettere in discussione, per esempio, a medio termine. I blocchi di potere non sono blocchi di potere meridionali. E qui, permettetemi una provocazione, io poco fa parlavo che sicuramente l'esperienza della lotta di resistenza ha avviato processi fondamentali nello sviluppo di questo paese. Se ci sono stati gli anticorpi al modello Bombarolo di cui parlavo poco fa, è perché soprattutto in queste regioni del centro-nord Italia si sono sviluppati processi sociali, organizzazioni sindacali, organizzazioni politiche, che sono stati l'antidoto, sono stati gli anticorpi al dominio della borghesia mafiosa, e sono stati sperimentati interessantissimi processi economici. Di fronte all'economia capitalista selvaggia si è pensato che ci potesse essere un'altra economia, che era rappresentata dalle cooperative, perché le cooperative dovevano rappresentare un modello nuovo di organizzazione del lavoro, in cui non sei dipendente, non sei lo schiavo, non sei la manodopera, eccetera, ma sei tu il padrone dei mezzi di produzione. Le cooperative dovevano rappresentare anche un modello di ripensare per chi produrre, per quali mercati o per quali soggetti, cosa produrre e non gli oggetti del mercato imposti dal capitalismo. Questo non è stato, ci sono state delle degenerazioni. Questo, permettete, non sto criminalizzando il modello cooperativista, perché soprattutto nel terzo settore, nel settore dell'assistenza, eccetera, sono le cooperative che stanno dando una mano a che non ci sia la degenerazione individualista e privatistica del mercato del nostro paese. Però sicuramente il modello delle cooperative è talmente degenerato che oggi rappresenta una delle stampelle del modello capitalista. Non è un caso che tra i padrini del ponte, tra i padrini produttori del mercato di morte, dei padrini che realizzano le basi di morte, le basi USA, le basi NATO, da cui partono i cacciabombardieri per andare a distruggere, per uccidere, perché di questo sto parlando, donne, bambini, anche se questo lo dimentichiamo spesso, hanno il marchio Legacoop. Esiste una cooperativa, la CMC di Ravenna, che tra l'altro è la principale cooperativa di costruzioni del modello Legacoop, del grande consorzio della CCC di Bologna, che è presente in tutti i general contractor, in tutte le associazioni temporanee di imprese, nella gestione delle più grandi devastanti opere, grandi opere del nostro paese. Non soltanto il ponte sullo stretto di Messina, ma l'alta velocità, il Mose a Venezia, la Parigi-Lione e soprattutto la CMC di Ravenna. E questa è una cosa su cui dovremmo iniziare a discutere a sinistra, perché non credo che possiamo pensare ad alternative, intanto di auto-organizzazione, di auto-ricostruzione a sinistra, se non andiamo al nodo dell'economia. È presente da 13 anni, dal 1997, guarda caso l'anno del governo Prodi, in una gestione monopolistica degli ampliamenti o della realizzazione delle nuove basi USA, cioè è diventato il referente diretto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America, cosa impensabile in tempi non sospetti, quando nelle basi USA italiane avere la tessera della CGIL significava immediatamente il licenziamento o l'espulsione, cioè quando essere figli o nipoti di qualcuno che aveva preso la tessera del Partito Comunista significava immediatamente il licenziamento, l'allontanamento forzato dalle basi USA. Invece no, arriva il governo Prodi e la CMC di Ravenna inizia a operare, a Sigonella particolarmente, ma opererà ad Aviano, opererà a Camp Derby a Vicenza, scusate, Camp Derby a Livorno, e soprattutto riceverà insieme alla CCC di Bologna il grande appalto al Dalmoline di Vicenza. Io su questo credo
che vada aperta una riflessione, perché se parliamo di blocco di potere, se parliamo di rapporti di economia, militarizzazione, grandi opere, militarizzazione dell'economia, non possiamo non tener conto che esiste non soltanto le società di costruzioni classiche, quelle legate agli Gresti, ai grandi costruttori partiti dal mezzogiorno con la valigetta di cartone, improvvisamente miracolati e diventati nel nord Italia grandi costruttori che possono fare le Milano 2, le Milano 3, le Milano 4, eccetera. Stiamo parlando di chi doveva pensare un modello. Credo che negli anni 70 è il momento in cui le grandi cooperative della Lega, le grandi cooperative rosse, arrivano al mezzogiorno d'Italia, arrivano in Sicilia e stringono rapporti economici da fare con quelli che sono per esempio i cavalieri di Catania, Costanzo, Rendo, Graci, che magari a voi non dicono nulla, anche se hanno lavorato in questa città, perché lo scambio fu: voi potete venire a lavorare in Emilia, voi potete venire a fare l'aeroporto Marconi di Bologna, caso Costanzo e Graci, ma finalmente le cooperative rosse, che non potevano mettere piede nella Sicilia, dove i rossi erano stati cancellati con le stragi del 47-48 e con la migrazione forzata, voi potete venire a lavorare. Si crea una situazione pericolosissima, drammatica, che porterà una degenerazione al punto che Berlinguer nel 1981 fu costretto a inviare un siciliano che era Pio La Torre, che conosceva benissimo le dinamiche siciliane, a inviarlo a commissariare il Partito Comunista regionale proprio per portare pulizia. La Torre tra l'altro era un migliorista, non era un rivoluzionario del Partito Comunista, sta parlando di uno dei conservatori del PC. Pio La Torre ha questa capacità di cogliere il connubio, processi di militarizzazione, processi di penetrazione mafiosa, liberazione del territorio dalle basi militari, liberazione dalla mafia. Non è un caso che le mafie, ossia i servizi segreti, ossia il blocco di potere, ossia la CIA, ossia le forze armate americane, colgono l'obiettivo e assassinano il 30 aprile 1982 Pio La Torre, chiudendo definitivamente questa fase di autocritica e di rimessa in discussione di un modello di essere partito, di un modello di essere sindacato, di un modello di essere organizzazione politica in Sicilia, e di fatto impedendo l'ultima possibilità di trasformazione, di ritrasformazione democratica e di soggettività sociale. Lo dico questo perché tutti i movimenti sociali, la possibilità di creare democrazia dal basso, c'erano dei momenti storici. Penso che in questo momento, purtroppo, e lo dico con amarezza, attenzione che non può essere il modello mediatico dell'antimafia spettacolo o retorica, quella televisiva, per renderci conto da lunedì sera di Fazio e Saviano, che può rimettere in discussione questi modelli, perché l'antimafia si caratterizza soltanto se è un movimento organizzato di massa, come lo furono quelli dei fasci siciliani, come lo fu quello del post seconda guerra mondiale, in cui sono realtà organizzate, i contadini in questo caso, i braccianti, o come è stato per una breve stagione 81-82 le realtà sindacali, le realtà di base, le sezioni del PC eccetera, pertanto con un grosso rapporto col territorio, sono questi soggetti che possono realmente opporsi ai blocchi di potere dominanti e che pertanto sono dei soggetti, per chiudere la domanda, che possono rimettere in discussione un modello politico o un modello clientelare mafioso, che è quello che poi porta alla gestione delle grandi opere, che porta al pietismo, all'autocommiserazione meridionalista. Chiaramente in termini di sovranità la Sicilia poi da questo punto di vista, come rimando storico, ci può anche ricordare che, come tu hai giustamente ricordato, con Portella delle Ginestre erano armi americane, ma era intelligence americano quello legato alla mafia rispetto all'invasione, perché da questo punto di vista è un'invasione rispetto a un concetto di sovranità del paese. No? Vuoi entrare sulla dimensione tecnica di questa dimensione di correlazione di poteri economici strutturati dal punto di vista politico internazionale? Io ad esempio qui mi ero segnato la Persons Transportation Group.